benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare la base, già l'ho fatta in un reel su Instagram, che se mi seguite l'avete visto. Ma gli occhi li andremo a fare qui perché mi è stato richiesto. In realtà io ho fatto un video con make-up verde richiesto, ma in realtà mi è stato chiesto un verde oliva, quindi uno specifico tono di verde. Ma io, essendo rincitrullita, che voglio dire, chi insomma lo sapete, no? Essendo estremamente rincitrullita, sono partita a bomba. Sì, ietto al verde, e invece no, col cavolo. Detto ciò, io sono giusto una make-up artist e vivo ad Amsterdam. Così, a sorpresa. Andiamo subito con il nostro amico tutorial, che poi in realtà tanto tutorial non è, cioè, perché voglio dire, sti trucchi ormai li avete visti a destra e a manca, cioè non è che scopriamo l'acqua calda, ecco. Quindi sarà più un make-up idea, ecco. Magari un giorno dice, ma come mi viene in mente? Ah, bim! Ecco, potrei fare così, mettiamo, che non c'è un termine per dirlo, quindi diremo tutorial, ma noi sappiamo che tutorial non è. Allora, io parto con la mia base, voglio fare una sorta di smokey, però non voglio... come dire, non voglio partire con la base nera, insomma, matita o quello che è, voglio andare, visto che gli ombretti che uso me lo permettono, vado con semplicemente questo primer occhi, che è del colore della mia palpebra, se ricordo bene, sì, e fa sì che l'ombretto... Poi chiamarlo ombretto mi fa molto anziana, fa sì che la shades stia lì dove deve stare. Allora, e andremo ad usare come paletta la paletta di Natasha Denona, visto che deve uscire, ma quando vedrete questo video sarà già uscita la nuova palette. Io credo quella da 126 euro, quella del centone. E sto parlando della palette che non ricordo come si chiama ovviamente, perché a stento mi ricordo come mi chiamo, ma sto parlando di quella con tutti i toni pastello, ecco, pastellosi, però nonostante abbia tutti questi toni pastello, in realtà è molto appetibile. Io quando l'ho vista all'inizio ho detto, ma che è tosto pastello. Poi però con quegli shimmer così accattivanti, insomma, mi è venuta voglia di comprarla. Come ho comprato questa, la Triochrome, che non l'ho comprata per i Triochrome, che sono secondo me la colonna più scarsa di tutta la palette, ma proprio per tutto. Ve l'ho detto 100 volte, questa palette mi piace tantissimo, mi dà gioia, ecco. È una delle palette che mi dà gioia. E mi sono ricordata che in questa palette c'era questo, che mi pare proprio oliva. Oliva, forse lo mixo con questo per dargli una botta di olivaggine in più. E sì, dai, facciamo così. Vediamo che esce fuori. Questo mix letale di olivaggine. Come dire, non mi sembra male perché ho smorzato un po' quel militare, no? Quel color militare che c'era. E quindi adesso semplicemente io vado a tamponare su tutto l'occhio. Inferiore, ho steso questa shades qui, che è un po' più chiara, e poi sopra con un pennello un po' più piccolino di precisione vado a tamponare la shades più scura. Ok,
Allora, adesso il più è fatto, faccio la stessa cosa anche dall'altro occhio, nell'altro occhio. E poi diamo quel quid in più a tutto il make-up. Adesso con un po' di gloss, cioè no gloss, con un balm che non sia troppo burroso, ma che non sia troppo secco, con un pennello piatto, faccio così, e poi lo passo al centro dell'occhio, in modo che si porti via un po' di colore, ma comunque lasci una patina. Poi vado un po' a togliere l'eccesso così quando vado a trattare i bordi di questa cosa. E vado a fare una sorta di halo. Questo mi permette. Vabbè, poi aggiustiamo qui l'incontro, diciamo, delle due, della parte scura con la parte più chiara. Allora, quindi mi permette di avere una sorta di halo, come se fosse di un tono, quindi senza quello stacco netto, come può essere di un illuminante, o come può essere di qualsiasi altra cosa che fa contrasto per andare a illuminare il centro dell'occhio. Il centro dell'occhio comunque sarà messo in evidenza, ma in modo più tenue. E ovviamente non possiamo lasciarlo così, ma ci andiamo a mettere sopra un velo di per esempio questo color burretto qui, senza no, questo è troppo fitto. Senza esagerare, va con un pennello sbafufoso, ecco. Andiamo a tamponare, in modo che comunque andiamo a creare questo effetto halo eye, però senza appunto rimanendo nella sobrietà, ecco. E poi con un piccolo pennellino ci andiamo ad aggiustare l'incontro, no? Come avremmo fatto con un halo eye, l'incontro di questa nuova shade, di questo nuovo colore con la nostra sfumatura precedente. Quindi io riprendo l'olivo e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Allora, a questo punto ci sono diverse cose che io posso fare allora lo lascio così. E chi si è visto si è visto. Oppure, vabbè, intanto metto la matita nera, che sapete che io e la matita nera siamo un tutt'uno per la vita. Allora, al centro di questa palpebra adesso cosa si può fare? Si può andare con un glitter a base trasparente, come può essere questo famoso quad di Anastasia che io uso sempre, tipo questo qua, no? Che comunque non va a modificare la base sotto, ma ci aggiunge quella brillantezza. Oppure giocare con un prodotto tipo questo qui di MAC, che è un duochrome, che è sempre, come dire, non va a colorare la base. Se tu lo tamponi, lascia semplicemente questa brillantezza duochrome, che è difficile da cogliere in camera con i miei potenti mezzi, quindi come di dipende un po' se volete dare un quel qualcosa in più o volete restare sulla sobrietà. Addirittura c'è gente che ci aggiunge del gloss proprio fatto per l'occhio, che dà quell'effetto glossato, e quindi io devo andare assolutamente a scurire l'angolo dell'occhio, perché questi ombretti sono belli, però hanno un difetto, quelli scuri, che che sarebbe questi due più scuri della palette, quando sono sovrapposti ad altri
ad altri ombretti si vanno a perdere o tendono a fare macchia, non si sfumano bene, che io lo posso accettare da una palette di 10 euro, però da una palette di 126 un po' meno. Però sono quelle classiche cose che, come le palette di Pat McGrath, cioè tu non sai perché, però continui a, nonostante abbiano dei difetti abbastanza evidenti, continui ad aiutare Natasha Denona e Pat McGrath a mandare i figli a scuola, ecco, non sai perché, però dici no, mi piace, stupendo, uguale, uguale, uguale. E questa è una piccola pecca di questa palette, oltre ai tre triochrome che sono molto meglio quelli liquidi. Cioè, l'unico bello è questo qua. Questi due si perdono quasi subito. E quindi mo, li swatcho così. Cioè, sono belli swatchati. Sono belli. Quando fai questo lavoro sono molto belli. Però sulla palpebra, soprattutto questi due, la triocromaticità si perde assai. Questo qua da solo pure pure, però quelli liquidi sono un'altra cosa, cioè proprio un altro livello. E niente, io mi sento ispirata da questo di MAC oggi e quindi vado a metterlo con sobrietà, cioè non vado proprio a fare una cosa grossa, però fino al sopracciglio. Questi duochrome mi maledico di non averli presi tutti, cioè mi maledico veramente, perché anche la colorazione che mi sembra più scarsa, il fucsia, lo uso tantissimo. Come autrefois, si l'on s'aimait, à se promettre l'éternité, si l'on vivait. Poi, non siamo ancora contenti, vogliamo dare quel tocco in più all'inner corner. Allora, io vi dico tutte le opzioni, ovviamente non è che le dovete fare tutte, cioè potete fare pure mantenervi matte il tutto e poi l'inner corner un po', oppure fate come vi pare, insomma. Quindi vado a prendere la Jumbo Pencil White del nostro beneamato NYX e la vado a mettere proprio nella inner cornea, perché mi serve una base chiara che vada a tenere l'ombretto che voglio mettere. Poi con un piccolo pennellino vado a tamponare per farlo aderire bene e togliere l'eccesso, perché comunque è un pomatone. E con lo stesso pennellino vado a prendere questo qui. In realtà ci andrebbe anche un giallo, però non mi va di prendere un'altra palette, quindi mi tengo questo qua e vado. Visto già che il brillante l'abbiamo messo al centro, non esageriamo. E vado di matte. È da mo' che sono andata di matte. Allora, ecco qua. Il mascara. Ah, che poi ho fatto una scoperta, che praticamente mi ha svoltato. No, ma ha svoltato niente. Però ha fatto sì che io possa utilizzare più spesso un prodotto. Allora, conoscete tutti benissimo il Volume Booster Lash Primer di Essence. Ebbene, io grazie a questo riesco ad usare molto più volentieri, nel senso che fa un bell'effetto finalmente questo qua. Perché avevo smesso di usarlo, non riuscivo. Poi mi sono ricordata di avere questo qui.
E ho ricominciato ad usarlo e ho detto, vedi però. Quindi faccio il mio stratino di Lash Primer. Lo faccio un po' asciugare e poi applico il mascara, quello puzzone che... No, per carità, no, puzzone. Cioè che su di me, che io, esperienza personale, che non mi permetterei mai, per favore, non mi chiudete il canale, io non oserei mai parlare male di questa roba. Ma su di me questo mascara non mi piace. Mettiamola così, è un mio problema personale. Ma mai vorrei dire che un brutto mascara si sappia, venga messa agli atti. Anzi, come fanno? Faccio una premessa. È una cosa, è un'opinione del tutto personale. Mai mi sognerei di dire che universalmente una cosa fa cacare. Perché non sia mai a Dio, qualcuno vede questo video e dice che io ho parlato male del giaguaro e mi si inchiappetta. Mai una cosa di queste. Cioè, c'ho sempre lo stesso problema che mi attacca un sacco le ciglia. Però almeno con il primer ho un po' di lunghezza e volume. Perché altrimenti su di me, il mio occhio, le mie ciglia, con il mio modo di applicarlo, non ho né lunghezza e né volume. Perché avevo smesso di usarlo 45 minuti per mettere un praticamente devo prendere un altro mascara per pettinarle. Mannaggia di babbare, 40 ladroni, mannaggia. Vabbè, qua è una schifezza. Vabbè, che rossetto mettiamo? Questo allusivo, che questo è molto bello, mi piace molto, ma sopra ci metto una punta di questo. No, anzi, aspetta. Ma sì, questo dai. Che è il Gold Star Kiss of Stars di MAC. Che sempre quelle limited edition con le stelle telle che mi sono piaciute un sacco, infatti ce l'ho quasi tutti, me ne manca uno che non riesco a trovare. E farò lo stesso con questi qua. Vi avrò tutti prima o poi, perché siete stupendi e meravigliosi. Adesso c'ho solo questi due. Mannaggia a me, mannaggia a me. Questo qua e questo qua. Voglio assolutamente il blu, il verde, e poi c'è, mi sa che ce ne sta pure un altro. Mannaggia, mannaggia. Bene, allora il make-up è finito. Spero che... aspetta, facciamo uno zoom. Aspetta. Facciamo uno zoom con i miei potenti mezzi. Oh, guardate, ho fatto lo zoom agli occhi. Eccolo qua. Come potete vedere, qua ci sono un po' di macchioline che dovrò addebitare sul conto della signora Natascia Denona. Però i miei potenti mezzi e con lo zoom
E niente, spero che il video vi sia piaciuto, ripeto, che si sa mai. E, un bacio ai pupi e mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento e seguitemi e pure per strada, non vi preoccupate, tanto io o sto andando a fare spesa o sto andando a prendere mia figlia dal nido, quindi cioè, non vi perdete niente. E un bacio. See you long, see